un incontro costruttivo dove entrambe le parti hanno esposto le proprie ragioni e definito l'intenzione di dare vita ad un programma comune per arrivare alla realizzazione dell'opera. È quanto emerso dall'incontro avuto dal primo cittadino di Magenta, Chiara Calati, con il comitato Pista Ciclabile tra Magenta e Corbetta. Il comitato ha esposto le ragioni della propria iniziativa, che vuole proteggere la sicurezza di tutte le persone che si spostano in bicicletta lungo il tratto del Fontanile Fagiolo, che unisce Corbetta e Magenta, quindi a beneficio sia dei magentini che cercano a Corbetta, sia dei corbettesi che usufruiscono dei servizi culturali e economici di Magenta. Da anni viene atteso quest'opera fondamentale, sono centinaia le ciclisti e pedoni che ci passano ogni giorno e migliaia le auto. Finalmente l'amministrazione magentina ha confermato la propria intenzione di realizzare il progetto nel 2021 come da attuale bilancio, senza spostarlo come è avvenuto in passato fino adesso. Ora è stato condiviso fra l'amministrazione di Magenta e il comitato un cronoprogramma concreto che parte subito da settembre al rientro delle ferie con una collaborazione per individuare semplificazioni al progetto in modo che possa essere un pochino più economico, meno oneroso per il comune, concentrandosi solo sulle esigenze di sicurezza. E contemporaneamente il comitato supporterà il comune nei contatti con i proprietari dei terreni. Entro la primavera 2020 dobbiamo avere un progetto in cui crediamo tutti e che deve partire l'iter burocratico di approvazione, in particolare alla paesaggistica. Magenta ha intenzione di partecipare a dei bandi per sovvenzionare quest'opera e in generale per le piste ciclabili, partecipando inoltre a tavoli intercomunali, in particolare con Corbetta. E nel 2021 i lavori, se siamo pronti come da questo programma, partiranno, speriamo, entro la primavera e comunque appena arrivano tutte le entrate dei proventi da oneri. Questo cronoprogramma è molto dettagliato, il Comune e il Comitato si impegnano a proseguirlo, quindi siamo molto confidenti che dopo questo primo incontro l'opera possa finalmente iniziare il suo iter e essere realizzata in tempo nel 2021.